Sir, il suo silenzio. Grazie, Lloyd. Posso consigliarle di fare attenzione? Come mai, Lloyd? Il silenzio è un eccellente contenitore per le idee, ma anche per le paure. Questo spiega perché la gente preferisce romperlo. È normale, sir. In molti non sanno cosa è quello che c'è dentro. Dentro al silenzio, Lloyd? Dentro a se stessi, sir. Il silenzio che sento dentro quando non ho nulla più, e tutto è andato via da me, e rimango solo dentro, e non mi consolo in quel silenzio, perché quell'assenza mi ha portato via quelle voci e quell'amore che erano vivi qui con me. E il mio silenzio ora non ha più suoni, non rimbomba più, e fa male da morire ritrovarsi dentro se stessi con questa solitudine e la mancanza di chi c'è amava un tempo, non è più qui per amarci più. E il mio silenzio dentro me stesso suona inconfondibile come un dolore che non sopporto più, e vorrei sentire un suono che rompa quel silenzio e mi riporti a quell'amore che non potrà più tornare più. Sir, il suo silenzio. Grazie, Lloyd. Posso consigliarle di fare attenzione? Come mai, Lloyd? Il silenzio è un eccellente contenitore per le idee, ma anche per le paure. Questo spiega perché la gente preferisce romperlo. È normale, sir. In molti non sanno cosa sia quel che c'è dentro. Dentro al silenzio, Lloyd. Dentro a se stessi, sir. Quello che c'è dentro un silenzio può fare male da morire. Quando il silenzio è come quell'assenza di chi non può tornare. Un silenzio può fare male, quello di un'assenza.